Questo programma è offerto da... Officine.pro. Metterci alla prova conviene. Ben ritrovati a tutti amici del motorsport. Questa settimana in On Race TV vi parleremo di Formule Renault 2.0 e di Campioni 2019. Le nostre telecamere di recente si sono spostate in Francia, all'autodromo Paul Ricard, dove abbiamo seguito l'ultimo appuntamento della serie Ultimate Cup. Bellissime immagini e super ospiti ci attendono, però prima vado a presentare la mia copilota, Giulia Colombo. Ciao Giulia! Buonasera Ricky, buonasera anche ai nostri telespettatori e vi ricordo che a fine puntata daremo spazio a voi automobilisti con i consigli marchiati Group Auto e Punto Pro. Tra l'altro Giulia, tu hai vissuto in prima linea questo weekend francese. Ho avuto il piacere di essere lì a seguire il nostro pilota, che poi presenteremo, e di seguirlo proprio in diretta. Ma presentiamolo subito, è con noi il campione 2019 della serie Formula Renault by Ultimate Cup nella categoria Gentleman, si è imposto lui, Pietro Peccerini del Team TS Corse. Ciao. Ciao Pietro, ti è piaciuta la presentazione? Moltissimo, bellissimo. Era meglio se l'avesse fatta Giulia, però è venuta abbastanza bene. Ciao, comunque Giulia. Complimenti, anche grazie. Quest'anno ti sei riconfermato. Grazie. Ecco Pietro, però prima di andare a vedere come sono andate le cose al Paul Ricard, vuoi farci un po' un bilancio sulla serie Ultimate Cup? Allora, è un campionato esordiente, nuovo di pacca, che nasce al divorzio tra Michelin e VDV, dove abbiamo vinto 3 stagioni. E bisogna solo fare i complimenti a Vincent Vigée, che è il boss dell'organizzazione. Secondo me ha fatto un ottimo lavoro in pochissimo tempo, mettendo su un paddock di alto livello, coinvolgendo davvero tanti sponsor e tanti piloti e tanti team, e per cui mi sento di fargli un applauso. Ci sta, sì. Assolutamente. Ecco, noi l'abbiamo seguito per tutto il campionato, questa bellissima serie, oltre al team TS Corse e Pietro Peccenini, abbiamo potuto notare che insomma, la competitività non è mancata. No, è un bel campionato, è molto interessante anche in preparazione di chi vuole poi fare l'endurance con l'LMP3 o le GT. E gomme Michelin, per cui gomme giuste per poi prepararsi alla Michelin Cup e le Mans Series. E è un'organizzazione davvero puntuale, precisa, seria, una direzione di gara eccellente. Davvero un bel campionato è stato. Ecco, noi a tal proposito abbiamo sentito proprio in quel del Paul Ricard, intervistato dalla nostra Giulia Colombo, Robert Peyrano, che è il responsabile delle pubbliche relazioni di questo bel campionato. Ascoltiamolo. Eccoci qua, siamo qui con Robert e ne approfittiamo per chiedergli un bilancio della stagione 2019 che ormai è volta al termine. Buongiorno Sport Italia, come va? Va bene? Sei contento di stare qui? Felicissima. Sì, siamo al circuito Paul Ricard, siamo contenti di finire questa stagione e adesso pensiamo all'anno prossimo, 2020. Se ci può dare delle news un po' su questo 2020 che è in arrivo. Delle news, più di macchina in single seater, monoplace. C'è la nuova monoplace che arriva da Tatus e Renault. Che è una nuova macchina, quello là arrivo all'accominciamento della stagione 2020. C'è delle squadre come TS Corse che mi hanno detto che ci hanno due di queste macchine. Anche ho sentito che Peccinini, nostra star italiana, mi ha detto che lui l'anno prossimo penso andare in LMP3, che è un prototipo, grosso prototipo. Eccoci qui Pietro, partiamo dalle libere. Hai conquistato 3 strepitose pole position. Allora, le libere sono state tutte e 2 giorni sull'asciutto.
Io devo dire che quest'anno abbiamo fatto un importante salto di qualità, sono decisamente più veloce rispetto a ogni altro anno che ho fatto su questa macchina. E le soddisfazioni arrivano, ovviamente nelle libere non tutti si scoprono, per cui non sappiamo chi avesse montato gomma nuova e chi no, però 3 su 5 turni sono stato davanti io, salvo un turno che ho avuto un piccolo incidente e l'ultimo in cui mi hanno soffiato la polla all'ultimo giro, però siamo andati fortissimo, per cui le premesse per le qualifiche erano eccezionali, se non fosse arrivato il meteo e dopo ne parliamo. Ma visto che sei andato molto forte nelle libere, io ti farei raccontare un giro di pista proprio del Paul Ricard. Se volentieri. Può partire il video del tuo camera car. È una gran bella pista, questo è il rettilineo di partenza, non lunghissimo, si può tentare di superare, una pista difficile per superare, ma molto bella per guidare. Staccata profondissima, prima S di quarta, sinistra, destra, qua bisogna avere già giù tutto, perché adesso c'è una parte abbastanza veloce con questo rettilineo. E poi c'è una serie di curve destra, sinistra, destra, piuttosto tecniche, dove è molto facile perdere tempo. Eccole, quarta, terza, per cui freno, gas, freno, gas, freno, per poi preparare questa che è importantissima, che ti porta sul rettilineo dall'altra parte dei box. C'è stata una piccola derrapata lì, lì un decimino è andato via. Comunque adesso questo è il punto, il rettilineo, dove si può più facilmente superare, forse l'unico punto della pista, come vedi qua, infatti faccio un sorpasso, che ci porta la S, una S di terza molto bella, una frenata profondissima a 90-80 metri, qua giù tutto da qui in poi, e poi arriva forse la parte più bella del tracciato dal punto di vista della guida, dove c'è questo curvone pieno di quasi 90 gradi che si fa in settima a più di 220 all'ora e ci porta, eccolo qua, poi tutto pieno, ci porta poi la doppia destra, curva famosissima, difficilissima, velocissima, la prima noi la facciamo di quinta, poi scaliamo la quarta qui e qua bisogna essere già giù cercando di uscire il più veloce possibile. E l'ultima parte della pista c'è questa curva molto difficile di terza in cui è molto facile perdere la macchina. Qua tutto pieno, molto veloce, penultima curva di quarta con una pinzatina leggera sui freni. Qua bisogna preparare bene la staccata perché poi c'è il rettilineo del traguardo che è un altro punto di sorpasso, questa di seconda e abbiamo finito il giro. Che bel giro e che bella pista! È una gran bella pista dove si impara molto perché ci sono curve di ogni genere, mancano un po' le pendenze, ma insomma non si può chiedere tutto dalla vita. Ah no, assolutamente. Ecco Pietro, già ci stavi anticipando che nelle prove ufficiali cronometrate a mescolare un po' le carte in tavola ci ha pensato il meteo perché appunto la pioggia è caduta sul tracciato francese. È arrivata la pioggia, io sono comunque contento perché è sempre stato un po' il mio punto debole l'acqua e anche qua abbiamo fatto dei grandi miglioramenti, abbiamo portato anche a casa gara 3 che è stata sull'acqua poi il giorno dopo nella categoria gentleman si intende, in qualifica io ho sofferto tanto soprattutto nella percorrenza delle curve che come hai visto ce ne sono di velocissime. E magari in frenata, in uscita di curva mi sono avvicinato ai primi, ma bisogna lavorare ancora sulla percorrenza. Infatti stiamo proprio vedendo adesso alcune immagini delle qualifiche dove l'asfalto era completamente bagnato, ma io direi di passare a gara 1 dove la pista torna ad essere prima asciutta, poi umida. Tu scattavi dalla quinta fila e alla fine una nona piazza. Allora, tieni presente che eravamo i favoriti assoluti nel campionato gentleman, oltre che quarti nell'assoluta, però non era ancora matematico. Per cui, visto che quel giorno lì abbiamo avuto qualifiche 2 gare, c'è stato anche un po' di prudenza nella guida. Devo dire che potevo forse passare Ionia, però rischiando troppo. Per cui, avendo poi gara 2 subito dopo, ho preferito portare a casa il secondo posto di categoria facendo una gara un po' conservativa. Abbiamo visto. Ovviamente Turchetto e Giampaolo, l'ingegnere, mi hanno sgridato a fine gara. Stiamo vedendo adesso la partenza, Pietro. Raccontacela. Non mi ricordo assolutamente più niente della partenza, per cui la guardo volentieri con te. È comunque sempre un gran casino la prima curva. L'importante è uscirne, secondo me.
Poi, secondo altri, l'importante è uscirne davanti. Beh, le gare comunque sono anche lunghe, perché sono mezz'ora di corsa. Allora, è vero che in piste così, dove è difficile superare, partire bene è fondamentale. Perché, per esempio, io in gara 2 sono partito un po' male, poi fortunatamente ho fatto subito due sorpassi nei primi due giri e mi sono portato a casa una bella gara. Però partire davanti è fondamentale, molto di più nelle gare sprint che in un Gran Premio o figurati nell'Endurance. Certo, certo. Va bene, quindi podio, seconda posizione e tanti puntini guadagnati per quanto riguarda la categoria gentleman, anche perché il tuo diretto avversario era scivolato indietro in questa gara. Sì, perché era difficile, ha cominciato a piovere, noi avevamo le slick e lui è uno di quelli che l'ha pagata, insomma, perché tu, come sai, o se non lo sai te lo dico io, con le slick sul bagnato si soffre parecchio. Vabbè. Insomma. Grazie per avermelo detto, Pietro. Senti Pietro, rimani caldo come sei adesso, col sorriso, perché noi andiamo un po' in pubblicità e poi parleremo di gara 2, di questa vittoria nel campionato 2019 da parte di Pietro Piacenini nella Ultimate Cup Series. Signori, benvenuti a bordo, il viaggio può iniziare, mettetevi comodi. Nini Virta, velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta, la prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta, da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it. Tenete allacciate le cinture di sicurezza, amici di Orrace TV. Continuiamo a parlarvi della gara del Paul Ricard by Formula Renault. A brillare in questa Race 2 è stato proprio il nostro Pietro Piacenini, che a fine gara ha conquistato una straordinaria quinta posizione. Sì, partivo, non mi ricordo più, partivo ottavo. Sì. Sì, e ho perso una posizione alla prima S, a proposito di partire bene, che mi ha passato Frisce, però l'ho ripassato subito, per cui ho riparato, ho messo una pezza e il giro dopo ho passato Ionia, che è stato, diciamo, l'avversario di categoria più competitivo del weekend, e ho approfittato di un incidente tra due ragazzi davanti e quindi siamo arrivati quinti. Ho fatto una bellissima gara. No, infatti, te lo volevo dire, hai fatto veramente una bella, bella gara. Anche perché poi Ionia, nella parte finale della gara, è venuto su che voleva riprendersi la posizione, l'ho chiuso ovunque, sì. Sempre in maniera corretta, naturalmente. Stiamo vedendo proprio la partenza in questo momento, questa bella fila di macchine. Tra l'altro siete in tanti. C'erano 26 macchine al Paul Ricard, per cui una quinta posizione assoluta. Primo di categoria, ricordiamo. Primo di categoria è un risultato di cui andare sicuramente fieri. Sì, anche perché, come detto già inizio puntata, la competitività non manca in questa serie. Beh, ci sono questi tre ragazzi, direi quattro, perché ci metto dentro il club Berthelot, oltre a Bonduel, che ha vinto il campionato nell'assoluta, e Lehmann e Collinot, che sono davvero bravi, sia tecnicamente che umanamente. Sono quattro ragazzi eccezionali che vanno forte. Tra l'altro tu sei l'unico italiano, quindi sono l'unico tieni italiano. Alta la bandiera del nostro paese in tutta Europa. Beh, faccio del mio meglio, quest'anno ci siamo riusciti. Tieni presente che quest'anno abbiamo fatto 21 podi su 21 gare di categoria, 14 vittorie e 3 podi assoluti. Insomma, direi che tra tutti gli anni forse è stato il migliore. Sì. Sì, sì, assolutamente. Ecco, noi, grazie alla nostra Giulia e al nostro Giovanni Pelucchi, abbiamo realizzato un servizio in quel del Paul Ricard e ci tengo a farvelo vedere.
Oggi giornata di sole al circuito Paul Ricard. Siamo qui per seguire l'ultima tappa del campionato Ultimate Cup. Le qualifiche sono terminate e ora aspettiamo gara 1. Eccoci qua, siamo in griglia di partenza, tutto pronto per gara 1. Adesso aspettiamo il via. Pochissimi secondi alla partenza. Cenini mantiene la sua posizione, il cielo si è anche annuvolato, sembra si iniziare a piovere. Come potete vedere, gara 1 è sospesa a causa incidente. Il nostro Pietro Peccenini, vittorioso, ha conquistato la seconda posizione della categoria Gentleman. È giunta al termine, i piloti sono già posizionati sulla griglia di partenza e a breve inizierà gara 2. Vediamo arrivare il nostro pilota Pietro Peccenini, è riuscito a conquistare qualche posizione, è partito dall'ottava piazza e ora sta risalendo. Eccoli che stanno arrivando, vediamo il nostro pilota Pietro Peccenini che sta passando, ancora qualche giro e gara 2 sarà terminata. Sul podio del Gentleman è una quinta postazione assoluta. Pietro Peccenini, in piedi, corra! Sei una... Bevi, bevi, bevi! Anche te, Giulia! Siamo qui con il nostro pilota Pietro Peccenini. Il campionato Ultimate Cup qui al circuito Paul Ricard si è concluso. Insomma, Pietro, facci un po' un bilancio di questa giornata. Oh, una giornata lunghissima. Abbiamo fatto qualifiche e due gare. Allora, ti faccio la versione media, non quella troppo corta, dai. Siamo andati fortissimo sull'asciutto. Giovedì e venerdì avevamo la pole assoluta, poi ovviamente ci pensa il meteo a complicare sempre la vita, perché vincere facile non ci piace, quindi qualifica abbastanza disastrosa sull'acqua. Abbiamo fatto il nono tempo assoluto e mi sembra il quarto dei Gentlemen, quindi molto delusi. Gara 1 abbiamo portato a casa un podio di categoria, che per il campionato è stato oro, perché il mio diretto avversario si è girato. E gara 2 l'abbiamo chiuso il campionato, ho fatto credo una bella gara in gara 2, dai. Sei soddisfatto quindi dei risultati ottenuti? Sì, gara 2 sì, partivo ottavo e sono arrivato quinto al traguardo, primo di categoria, e
Ho combattuto come un leone con Vincent Iogna, che ne aveva di più, ma ho difeso bene. Sono stanco ancora adesso. E poi abbiamo già visto qua nel retroscena i festeggiamenti, un po' di spumante. Ma sì, dicono che hanno fatto i conti e che abbiamo vinto il campionato di categoria, quindi però non riesco ancora a essere contento, magari più tardi. Tra un pochino realizzerai, insomma, la tua vittoria. Sì, dai, sono distrutto. Ti lasciamo riposare, grazie. Grazie a voi, ciao. Pietro, per il quarto anno ti vedo accaparare questo prestigioso titolo nella classe gentleman. Ormai si può dire che ci hai preso gusto. È stata una lunga e dura scuola imparare a guidare queste macchine. Adesso però, secondo me, abbiamo raggiunto un livello più che dignitoso. Siamo rispettati nel paddock, ci conoscono in giro per l'Europa. Possiamo provare qualcosa di più importante. Ecco, infatti, nel 2020 cosa ci sarà per te, Pietro? Stiamo preparando il salto sull'LMP3, con il sogno ovviamente della 24 ore di Le Mans, come miraggio per adesso, però insomma nulla è impossibile nella vita. Se io ho iniziato a fare il pilota a 36 anni, raggiungendo questi risultati, perché no? Ah. E comunque adesso è appena finito il campionato, dobbiamo... Ancora, come dire, chiudere la cosa, e stiamo già facendo importanti discussioni. E abbiamo in realtà poco tempo, perché in 3-4 mesi tutto deve essere pronto. E spero di aggiornarti con tutte le notizie giuste entro febbraio. Insomma. Noi ti aspettiamo come sempre, Pietro. Io so che siamo a fine anno e come ogni fine anno bisogna fare anche dei ringraziamenti se arrivano queste vittorie. Senz'altro, e prima di tutto la famiglia, quella di provenienza e quella che ho generato, sì, che hanno fatto tutti grandi sacrifici per questo, e ringraziare la TS Corse, Stefano Turchetto, Giampaolo Vanni e tutti i ragazzi che sono incredibili. In questi 10 anni abbiamo costruito insieme una seconda famiglia e la mia gratitudine è immensa. E poi ringraziare voi che ci seguite, Eleonora, Giulia, Ricky, ringrazio anche a te sto giro. Grazie. E poi sempre un ricordo al nostro grande Tino Candivi che ci guarda da lassù. È vero. Pietro, noi ti ringraziamo veramente per questa ennesima annata che ci hai fatto vivere in prima linea. Sei stato veramente forte come sempre e l'anno prossimo nuova avventura e, come si dice in questi casi, full gas ancora. Sempre.